rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Perché la tua promessa ha superato la tua fama. Nel giorno in cui gridai, tu mi hai risposto, hai dato forza e vigore alla mia anima. Davanti agli angeli, a te voglio cantare. Davanti agli angeli voglio salmodiare. Rendo grazie al tuo nome per la tua amore. Loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno la parola della tua bocca, e cantando nel cammino del Signore, diranno quanto è grande amore. Davanti agli angeli, a te voglio cantare. Davanti agli angeli voglio salmodiare. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e il tuo amore. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Chiediamo a Maria, la piena di grazia, il dono di un cuore puro, perché possiamo celebrare con fede questa Eucaristia e consacrare questi nostri fratelli nell'ordine del diaconato e del presbiterato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni.
intercessioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata gli angeli di San Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo. Del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore. Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, allode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria. Noi che già prima
abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Rallegrati piena di grazia, il Signore con te, benedetta tu fra tutte le donne. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Christian Bulai. Daniel Amigaisei. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa domanda che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il parere di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Matteo Sardellini. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Dunque, Matteo, sono passati un po' di anni. 12, 13, e finalmente il Signore ti ha aperto una strada. Così per Christian e Daniel, questa è diventata la vostra casa perché il Signore ha aperto una strada. Non so quale risonanza ha avuto in voi l'inizio della prima lettura, dove c'è la prima parola che Dio rivolge ad Adamo, che è una domanda: dove sei? Dove sei? Questa è una domanda rivolta a tutti noi in questo momento, è una domanda primordiale nella quale si rivela come Dio
e attento, come il suo sguardo ci accompagna e come al momento opportuno ci chiede dove siamo, dove stiamo andando. La risposta dell'uomo spesso è proprio quella di Adamo, del primo uomo. Ho udito la tua voce, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ci accade di frequente di dover rispondere così, di poter constatare la nostra impotenza, la nostra nudità, la nostra povertà e quindi di subire la tentazione di sottrarsi allo sguardo di Dio. Ma Dio continua a cercarci e così ha fatto con voi, così ha fatto con ciascuno di noi che partecipiamo a questa liturgia, perché nessuno che sia entrato qui, come nessun uomo, è senza vocazione. Ciascuno di noi ha ricevuto una vocazione per la quale vive sotto lo sguardo di Dio. Sono nudo. Questo è il nostro dramma, perché credo che anche voi, accostandovi al sacramento dell'ordine, al diaconato, al presbiterato ancora di più, percepite, sentite la vostra povertà, la vostra nudità. Ed è per questo che il Signore oggi vi ha chiamati qui, perché vuole rivestirvi. Rivestirvi voi, candidati al diaconato, degli abiti diaconali, e te, Matteo, degli abiti sacerdotali. Però c'è un abito con il quale siamo già rivestiti e con il quale siamo entrati in questa assemblea, ed è l'abito battesimale, la veste battesimale, la veste bianca, che ha significato il nostro passaggio attraverso la morte e risurrezione di Cristo. Per questo potremmo dire che Dio ha pensato a noi, come dice Paolo scrivendo agli Efesini, che Dio ha pensato proprio a voi tre, in modo particolare, prima della creazione del mondo. In Lui, in Gesù Cristo, vi ha scelti, in Gesù Cristo del quale diventate imitatori, come diaconi a misura di Gesù Cristo servo, come presbitero a misura di Gesù Cristo capo della Chiesa. In Lui voi siete stati scelti prima della creazione del mondo. Perché? Perché foste santi e immacolati di fronte a Dio nella carità, nell'amore, nell'agape. Come si fa? Forse percepite già adesso che non vi basterà l'entusiasmo di questo momento, la gioia di questo momento, per garantirvi la fedeltà. Ed ecco che ci viene incontro Maria, perché lei è stata rivestita di grazia. Quando l'angelo si presenta a lei, non la chiama in un primo tempo per nome, le dice: rallegrati, o piena di grazia. Maria rimane perplessa, come stordita da questo saluto, però è il vero saluto che è dato a ciascuno di noi se apriamo il cuore alla potenza dell'amore di Dio. Dio vuole rivestirci di grazia, riempirci di grazia. E la vostra ordinazione di questa sera è un atto di grazia, misterioso, che viene dall'alto, che è capace di trasformare la vostra povertà in
forza, in potenza, perché laddove voi sarete deboli si manifesterà la potenza di Dio, di quel Dio che vi ha scelti, perché non siete stati voi, come dice il Vangelo di Giovanni, a sceglierlo. Non voi avete scelto me, dice Gesù ai suoi, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Com'è possibile? Com'è possibile, chiede Maria all'angelo, che io possa dare alla luce un figlio dal momento che non conosco uomo, che non ho le condizioni per generare? Com'è possibile che voi possiate dare alla luce nella fede i figli di Dio dal momento che siete fragili, poveri, nudi, impotenti? Com'è possibile che voi possiate dare un dono che non possedete? È possibile se vi lasciate convincere da ciò che accade stasera nella liturgia, da questo mistero che stiamo celebrando. Perché anche a voi l'angelo dice non temere. Non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco così che vorrei consegnarvi due parole semplici. A misura di Maria, che si rende docile all'azione dello Spirito e obbedisce alla parola, anche voi rendetevi docili alla potenza della parola. Se sarete docili, diventerete docibili, come si dice, cioè capaci di essere interiormente rinnovati ogni giorno, e quindi non dovrete temere proprio nulla e nessuno, perché il Signore, che con la sua grazia oggi vi consacra, vi accompagnerà mediante il suo Spirito. Voi sarete in grado di compiere prodigi nella misura in cui Maria ha compiuto il prodigio di dare carne al Verbo della vita, anche per voi. Accadrà che potrete dare forma, dare carne ai figli di Dio, generare in virtù della potenza della parola, in virtù della grazia che sarà affidata alle vostre mani, voi potrete generare. Voi potrete contribuire a che possiamo rispondere a una domanda che è risuonata in questi giorni nella nostra regione al convegno di tutte le diocesi marchigiane a Loreto. Queste nostre chiese, queste nostre diocesi, hanno ancora un grembo fecondo, un grembo capace di generare, oppure il loro grembo è diventato sterile? Sono capaci, cioè, di generare nuovi cristiani? La risposta a questa domanda dipenderà anche da voi. Dipenderà dalla vostra docilità allo Spirito e dalla vostra capacità di essere istruiti dallo stesso Spirito che abita in voi. Lo Spirito che vi consacra oggi prende possesso di voi. Custoditelo, lasciatevi convincere, lasciatevi dare la forza per guardare con speranza al futuro, e siate uomini di pace, uomini di speranza, in un momento in cui tanti tra la nostra gente, tra di noi, hanno perso la pace, hanno perso la speranza,
hanno perso uno sguardo al futuro. Abiti in voi il ministero della consolazione. Questo vi verrà dato dallo Spirito e voi potrete esercitarlo. Questo vi auguro, per questo prego, nella speranza che tutti noi possiamo percepire questo mistero adesso, durante i segni di questa celebrazione, che davvero parleranno se il nostro cuore è aperto. Il Signore vi benedica, vi accompagni. Sia lodato Gesù Cristo. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Voi che siete pronti a vivere nel celibato, volete, in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Volete custodire, alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio porti a compimento l'opera che hai iniziato in te. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Vuoi adempiere fedelmente, degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica?
Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato e del presbiterato. Kyrie eleison. Perpetua e felicità.
agnese. Prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, Giovanni Maria Vianney, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa e i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore.
Ascoltaci, Signore. Custodisce e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre, per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del Tabernacolo Santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servano al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, o Signore, e fondi in loro lo Spirito Santo che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio che non venne per essere servito ma per servire
e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia. Sermone editas guntur.
facenque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxio, per te sciamus la patre, noscamus atque filium te utriusque spiritum, credamus omni tempore. Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso i diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici antichi, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci di questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità, adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia, insieme con noi, fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare, siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo, Signore. Scambiatevi un segno di pace.
separi, Signore, non ci separa dall'amore la potenza del male. Quando rimani con noi, non ci separa dall'attesa del tuo giorno la morte. Quando ci tieni per mano, pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria della sua santa. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe, e tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cori degli angeli,
proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo. Di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione. Maranatha.
celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, lo Spirito che ha consacrato i nostri fratelli diaconi e presbitero, e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In questa Eucaristia così bella e solenne, fratelli, possiamo accostarci a ricevere la comunione sotto le due specie. Possiamo nutrirci del corpo e del sangue del Signore. Ai piedi della scalinata, qui avanti all'altare, ci saranno i due diaconi, il presbitero, che ci offriranno il corpo e il sangue del Signore. Chi vuole riceve il corpo del Signore e si sposta di lato e beve alla coppa del sangue del Signore. Chi invece preferisce solo ricevere la comunione con il corpo del Signore torna al posto. Gettato nel mondo, figlio donato alla terra, il tuo silenzio custodirò. In ciò che vive e che muore, vedo il tuo volto d'amore, sei mio Signore. Cielo profondo,
dentro le notti del mondo, è questo vino che tu ci dai.
Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui per singolare privilegio hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione. Egli che affida ai diaconi la predicazione del Vangelo e il servizio dell'altare del popolo cristiano, vi conceda di essere nel mondo suoi fervidi testimoni e ministri della carità fraterna. Amen. Faccia di te, presbitero, un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Maria, tu sei la brezza soave di Elia, il sussurro nello Spirito di Dio. Tu sei il roveto ardente di Mosè, che porta il Signore e non si consuma. Tu sei quel luogo vicino a me, che mostrò il Signore a Mosè. Sei la cavità nella rupe che Dio copre con la sua mano mentre passa la sua gloria. Venga.